E allora, scudieri, video acquisti e considerazioni sulla giornata che ho trascorso al Cartoomix 2015. Iniziamo subito con il dire che ho parcheggiato al parcheggio sud della Fiera di Rho e credo che sia il parcheggio più scomodo per raggiungere il Cartoomix, per raggiungere i suoi due padiglioni, perché veramente per raggiungerlo ci vorranno 6-7 minuti a piedi buoni come minimo, e di per sé non è tantissimo, figurati, cammino tutti i giorni molto di più. Solo che dall'ingresso sud io sono andato fino all'ingresso est e veramente ci vuole un quarto d'ora a piedi per fare i biglietti, salvo poi scoprire una volta arrivato ai padiglioni del Cartoomix che i biglietti si potevano fare anche lì proprio prima dei tornelli dei due padiglioni. E ok, bene, la giornata è iniziata benissimo. Il prezzo del biglietto tra l'altro quest'anno era di 13 euro, che non è affatto poco, mamma mia, è veramente una bella cifra per entrare e basta in fiera. Ma sapete, online si poteva o acquistare il biglietto a 10 euro o stampare il coupon per avere lo sconto di 2 euro. In questo modo, mettendo il prezzo a 13 euro, pensavano, e forse ce l'hanno anche fatta, di guadagnare questi 2-3 euro nel caso una persona non sapesse degli sconti online. E che insomma, secondo me, sul totale, su tutta la gente che c'era, hanno tirato su una bella cifra. Quest'anno, rispetto ai miei ricordi dei 2 anni passati in cui sono andato appunto al Cartoomix, mi è parso che ci fosse molta più gente. Anche se devo dire la verità, molti meno cosplayer rispetto al solito. Anche se devo dire che come cosplayer ce n'erano un sacco di qualità altissima, veramente elaborati. Veramente non finirò mai di apprezzare questi cosplayer che dedicano tempo, denaro, perché per comprare materiali per fare i cosplayer ci vuole denaro, in quella che è una vera e propria passione. E a proposito di cosplayer, finalmente ho avuto modo di incontrare Davide Ravera, che magari alcuni di voi conosceranno perché ha un canale di YouTube che vi linko sia in descrizione sia in annotazione nel video. E appunto, dopo che nei commenti o su Facebook ci eravamo già sentiti più e più volte, finalmente ho avuto l'occasione di incontrarlo dal vivo e stringergli la mano. E non erano pochi gli youtuber presenti alla fiera. Difatti c'era Victor Laszlo, c'era Mighty Pirate, anche se non l'ho visto, c'erano gli Horror Bakery Show, mi dicono che è passato Farenz perché ho visto solamente delle foto, non l'ho visto di persona, e come non citare Boban Peso, vi impegnato in una sua vignetta allo stand Strips. E anche di Strips vi metto i link in descrizione e in annotazione. E sempre rispetto a quello che mi ricordo degli anni passati, quest'anno mi è parso di vedere molti più eventi, sia sul palco sia nei singoli stand. C'erano questi stand chiamati Agorà, dove praticamente sempre c'erano delle riunioni, delle conferenze ed era sempre attornate da persone. Nonché erano presenti incontri con tantissimi autori. Ho visto Sio, ho visto Silver, Mirka Andolfo di Sacro Profano, quelli di Orgoglio Nerd. C'era anche una grande fila fuori dallo stand Panini, lo stand di Ratman, ma non so se ci fosse Leo Ortolani o un'altra persona. E come non citare anche Don Alemanno di Genus. E inoltre, anche se non sono proprio autori di fumetti, anzi proprio per niente, c'erano anche Biggio Mandelli che presentavano il loro ultimo film, La Solita Commedia. Mi sono anche fermato un attimo a guardare una parte della gara cosplay che si teneva quel pomeriggio, e come ho potuto constatare di persona ci sono dei cosplayer veramente fantastici. I miei preferiti di quelli che ho visto sono stati Tranduil e un grandissimo Ace Ventura, mamma mia, poi mi è passato di fianco, è uguale. E una cosa che apprezzo veramente nel cosplay, nelle esibizioni sul palco, è quando si crea qualcosa tutti assieme come cosplayer. E infatti c'era un gruppo di personaggi del Dottor Wu che hanno interpretato una canzone del musical Rocky Horror Picture Show e sono stati veramente bravi. Adesso non so dirvi i vincitori di quella gara cosplay, però spero e abbiano dato un premio a questo gruppo perché sono stati veramente fenomenali. E oltre ai classici stand che vendevano fumetti, gadget e cose simili, c'erano anche molti stand tematici come Battlestar Galactica, Star Wars, Star Trek, lo stand di Ghostbuster Italia e una buona parte dedicata anche al combattimento tra Jedi, tra spade laser, come ad esempio lo stand dei Jedi Generation. Come non citare il sempre più grande elaborato stand dell'Umbrella Italia, e come non citare una novità per me, perché in questa fiera non l'avevo ancora visto, la zona Sofitair. Sofitair! Dove veramente con pochi euro si poteva fare una sessione di prova con pistole, mitragliatrici o fucile da cecchino. E sempre in fiera, ogni ora e mezza, si poteva anche assistere a uno spettacolo dell'ICW, la Italian Championship Wrestling. Mi sono fermato a guardare 2 o 3 incontri e devo dire che il loro livello è sempre altissimo. E da un loro spettacolo difficilmente andrete mai via con l'amaro in bocca.
Dunque una buonissima edizione del Cartoomix per quanto mi riguarda, e parlando della giornata di sabato ovviamente, solo una piccola riflessione: non riesco a capire come mai ci sia tanta gente che compra fumetti agli stand. Voglio dire, ok, andare a ricercare il fumetto che ti manca e tutto, però credo che nel 2015 sono acquisti che si possono fare tranquillamente online. Per esempio, non vedo il motivo di accalcarsi tutti quanti allo stand, faccio un esempio, della Starshop, quando sono tutti acquisti che si possono fare comodamente dal computer o addirittura dal cellulare. Capisco già di più l'accalcarsi allo stand dove c'è un autore o dove comunque ci sono fumetti che si trovano poco online, o comunque roba vecchia, roba da collezionisti, eccetera eccetera eccetera. Anche perché spesso sul sito dello stesso rivenditore che poi trovate in fiera c'è anche molta più roba di solito. Un'altra piccola riflessione, ma non riguardante il Cartoomix, ma riguardante il mondo del cosplay in generale: ci sono dei cosplayer veramente fantastici, elaborati, ingegnosi, divertenti. Da un'altra parte però troviamo queste ragazze che non si possono chiamare cosplayer, no, sono modelle, veramente bellissime ragazze, nulla da dire, anzi, che però non rappresentano il personaggio, non hanno motivo di farsi chiamare cosplayer. E se io fossi un cosplayer serio, tra virgolette, che lo fa di continuo assiduamente, un po' storcerei il naso di fronte a queste persone che raggiungono il successo solamente mostrando il proprio corpo. Il che va benissimo, le modelle fanno questo, ma chiamatevi modelle, non cosplayer, perché il cosplay secondo me è un'altra cosa. Ma dunque veniamo alla parte che più preferisco, gli acquisti. Ho comprato veramente pochissimo, anche perché appunto io compro ormai quasi tutto in fumetteria, o quello che non trovo lo compro online. Allo stand della Saldapress ho preso però questa bellissima maglietta di Invincible, guardate il disegno di Mark, veramente bello, una maglietta che veramente mi vedrete addosso spessissimo nei prossimi video. Tra l'altro l'ho comprata allo stand Saldapress da una commessa veramente carina e gentile. Mi ha dato questo sacchetto in plastica, una classica busta tra virgolette sotto vuoto, però non ha il posto per le dita, ho dovuto bucarla io. E vabbè, sono andato in giro tutto il Cartoomix con questa borsa che si poteva rompere da un momento all'altro, ma fa niente. Tra l'altro, mentre stavo acquistando la maglietta, arriva una collega di questa ragazza, gli spruzza del profumo sul culo. Non ho capito cosa è successo in quel momento, ma fa niente, va bene così. Altra maglietta acquistata però da mio fratello, la maglietta con il simbolo di Barba Bianca. Ovviamente non vi sto a dire di che fumetto si tratta, perché dovreste saperlo, e se non lo sapete, guai, tantissimi guai. Sempre mio fratello ha acquistato questo pop di Magic del personaggio di Jace, uno dei Planeswalker. E veniamo, sì, all'unico acquisto fumettistico di questo Cartoomix, ovvero il volume 3 di Adventure Time, serie che ho iniziato da pochissimo con le prime due collection degli Spillati e che, devo dirlo, mi ha piacevolmente sorpreso. Sapevo che era una bella serie, veramente seguita da tantissimi, non l'avevo mai provata di persona, però sono rimasto piacevolmente convinto dei primi due volumi e spero che questo terzo volume renda giustizia ai primi due. Capperi fritti, tra l'altro, si chiama il nome del volume, un titolo che dice tutto. Ebbene, non ho fatto altri acquisti perché appunto di fumetti non dovevo acquistare niente. Ho visto tantissime belle cose in giro che però al momento non mi servivano. Ci sono un sacco di action figure alle fiere, io sono sempre interessato a comprarne qualcuna, però non saprei, non mi hanno mai convinto come articolo l'action figure. Però di questo magari ne parleremo in qualche prossimo video. Dunque scudieri, per questo video direi che è tutto. Se siete stati al Cartoomix fatemelo sapere, fatemi sapere le vostre considerazioni su questa fiera del 2015. Ah, e ringrazio Erika, una mia scudiera, che mi ha riconosciuto in mezzo alla folla ed è venuta a salutarmi. E dunque non credo veramente che ci sia altro da dire, ho già parlato abbastanza. Per questa volta è tutto, vi saluto come sempre e ci vediamo al prossimo video!